Il tumore dell'ovaio è un tumore che è anche chiamato killer silenzioso perché purtroppo non ha dei sintomi premonitori dei quali la donna può accorgersi in maniera precoce. È un tumore che si sviluppa rapidamente non soltanto nell'ovaio, ma quasi contemporaneamente anche negli organi vicini, in modo particolare nella cavità addominale. Pertanto, riuscire a trovare o accorgersi di avere un tumore al primo stadio, come diciamo noi, quindi confinato all'ovaio, è quasi impossibile e questo si può verificare soltanto in occasione di una visita fatta per il controllo regolare in cui eventualmente si possa evidenziare qualcosa a carico della tuba o dell'ovaio, perché in realtà questo tumore nasce più frequentemente a livello della tuba piuttosto che dell'ovaio. Quindi quando la donna si accorge di avere qualcosa, sono i sintomi che derivano in realtà dalle metastasi già presenti a livello addominale, quindi il gonfiore addominale, il senso di peso postprandiale, la frequenza urinaria, questi vaghi disturbi, a volte l'addome aumenta di volume in maniera notevole, o per la presenza di liquido che si chiama ascite, oppure perché c'è l'aria dell'intestino che fa fatica a muoversi e quindi a eliminare quest'aria. Quando la donna avverte questi sintomi, di solito va dal medico curante di famiglia, il quale dice: ma probabilmente hai il colon irritabile, perché se uno dice ho un po' di disturbi andare in bagno, la pancia un po' gonfia, non riesco a digerire, il più delle volte si pensa a dei disturbi psicosomatici o un colon irritabile. Purtroppo raramente si pensa al carcinoma dell'ovaio, che è un tumore relativamente raro, affligge, come sappiamo, circa 5.200 donne ogni anno in Italia e naturalmente non è il primo pensiero né della donna, che forse non lo conosce, né del medico di base. Quindi attenzione a qualsiasi sintomo e mi raccomando, bisogna eseguire sempre una visita ginecologica annuale.